Buonasera a tutti, mi chiamo Leonardo Perria, sono un software engineer e vi parlerò di Baldiate. Immaginate di dover comprare un'auto in un'altra città. L'affare è veramente buono, però è lontano e questo in effetti è un problema. Potrebbe essere una carretta, potrebbe essere una macchina che non è quella che volevo. E diciamo anche che sarebbe molto utile risparmiare i soldi se mezzo non ti interessa. Ma noi abbiamo un'idea, Baldiate. Trovare Baldiate è semplice. Un posto alla città dove l'oggetto si trova e un Baldiate andrà a controllare per me quello che è l'oggetto, lo stato dell'oggetto. Ci fornirà tutte le informazioni che ci servono per effettuare un acquisto in sicurezza. Baldiate è questo. In effetti noi abbiamo analizzato un caso molto specifico, un mercato verticale che è quello dell'auto. Voi sapete che c'è un turismo anche dalla Sardegna, per esempio, verso il nord per l'acquisto dell'auto. Ma questo è applicabile a strumenti musicali, affitto di appartamenti, materiale fotografico, di pregio, eccetera. Abbiamo identificato due trend. Innanzitutto l'e-commerce è sempre in crescita, come si sa, e ci sono tantissimi siti come Subito, eBay, annunci, Autoscout 24 per appunto i mercati verticali. L'altro trend che abbiamo intercettato è che c'è sempre un crescente bisogno di sicurezza e affidabilità. Ecco, per esempio, appunto i sistemi di rating che comunque sono in qualche maniera fallanti, come si sa. Abbiamo cercato di validare l'idea. Con una survey abbiamo ottenuto 115 risposte in 24 ore che ci hanno portato dei dati interessanti. 32% delle persone degli intervistati ha dichiarato che acquista in tutta Italia e il 44% in tutta Europa. E 55% delle persone teme la truffa in questo tipo di acquisti e il 39% non gradisce la distanza e ha paura di prendersi una sola, scusate il termine. Pagheresti un buddy, abbiamo chiesto, pagheresti una persona per fare questo? Più del 70% ha detto sì, pagherei un buddy per questo. Il 75% ha detto che è utile. Potenziale di mercato. Ci siamo soffermati, anche visto il tempo molto limitato, su un mercato facilmente analizzabile, quello delle auto. 4,3 milioni di veicoli in un anno, ipotizzando un tasso di conversione dello 0,5%, un costo per ogni missione, cioè, chiamiamolo così, di 50 euro, movimentiamo circa 1 milione di euro, di cui tratteniamo una fee ipotetica di 15%, del 15% con una revenue di 150 mila euro, soltanto per il mercato auto. Italia. Mercato auto, Italia. Come intendiamo acquisire gli user, la user base e i buddy, che sono comunque i nostri agenti sul posto? Sicuramente i buddy tramite delle partnership con i siti di recruitment come Monster o anche Subito.it, lato ricerca lavoro. Diciamo LinkedIn per certi tipi di valutazioni, ovviamente. Per quanto riguarda la user base, sicuramente l'effetto virale, perché l'idea può essere, diciamo, anche molto interessante dal punto di vista della comunicazione, e siti di partnership con siti come Subito.it, che di fatto sono cointeressate, potrebbero diventare anche dei interessanti partnership, un partner. La nostra è anche un'etica, ci stiamo comunque inserendo in un filone che è quello della sharing economy, e noi cerchiamo, abbiamo due punti forti. Soddisfiamo un bisogno di fiducia negli acquisti in remoto, aggiungerei, e cerchiamo di recuperare un'expertise diffusa e spesso inutilizzata, che in questo periodo di crisi è importante. Abbiamo anche realizzato un mock-up molto semplice per cercare di capire quale potrebbe essere un po' l'esperienza utente della home page. Non ci siamo spinti oltre perché sinceramente abbiamo preferito validare più l'idea che fare pagine. Questa è la nostra scelta, giusto o sbagliata, non so. Quanto ci serve? Per partire siamo un team piuttosto eterogeneo, io sono sviluppatore ma abbiamo delle competenze eccezionali e voglio ringraziare veramente tutti loro che hanno fatto un lavoro stupendo e sono rimasto veramente impressionato da quello che siamo riusciti a fare in così poco tempo. Vi ringrazio veramente.
Abbiamo bisogno di 40-50 euro per riuscire a ottenere, diciamo, quelle operazioni di base, quelle attività di base che permettono di partire. Poi è chiaro che in futuro gli investimenti nel marketing saranno veramente importanti. Ok, è finito il tempo. Se ci sono domande...